molto importante la mescolanza tra le cose, è molto importante che l'università... Moscanini dell'architettura, preciso, elegante, sottile, uno dei grandi nomi del Novecento, signore indiscusso del dibattito culturale in Italia. È morto a Milano Vittorio Gregotti per le conseguenze di una polmonite da coronavirus che ha colpito anche la moglie Marina Mazza, ancora ricoverata. Era un architetto curioso e capace di attraversare campi di sapere molto diversi. È un vuoto enorme quello che lascia, non solo nell'architettura, ma nella cultura italiana. Novarese, classe 1927, professore all'Università di Milano, Venezia e Palermo, un punto di riferimento per tutti. Milano, ha ricordato il sindaco Sala, gli deve molto, dalla prima realizzazione in triennale nel 51 al quartiere Bicocca, da lui interamente riprogettato. È stato un grande protagonista dell'architettura italiana del Novecento. Grande architetto, grande teorico, giornalista. Ricordo come oggi le grandi discussioni con Ettore Sozzas, così vivace, così forti, così ardite, eppure dialogavano. Urbanista, scrittore, direttore di Casabella per anni, l'architetto Italo Lupi, che è stato suo allievo al Politecnico di Milano, lo ricorda anche per la sua grande capacità di inventare riviste, da edilizia moderna a rassegna. Una persona che mi ha sempre saputo dire quello che si può fare, quello che non si può fare in architettura, oggi è particolarmente importante. Sensibilità locale, visione globale, intelligenza critica. Il suo archivio, con oltre 700 progetti creato con le due società da lui fondate negli anni a Milano, è stato donato al Centro Documentazioni Arte Visive, conservato al Castello Sforzesco. Era l'unico stimolo rimasto, così l'ultimo dei Moicani, a ricordarci ed ammonirci contro la deriva dell'architettura nei territori del commerciale, del marketing. Un nonno esploratore, la capacità di trasmettere ai giovani la passione per l'architettura, la sua, con il sogno di essere ricordato come un Leon Battista Alberti contemporaneo.